Salve, bentornati. È un vero e proprio boom quello delle auto elettriche nel mondo. Secondo un rapporto del centro studi britannico GD Power, quest'anno si sfiorerà il 1 milione di esemplari venduti e entro il 2015 si arriverà a 3 milioni di auto verdi in tutto il pianeta. I numeri forniti dalla compagnia parlano di una previsione di 940.000 auto elettriche vendute nel 2010. A fare la parte del leone sono le automobili ibride, il 98% del mercato. Non diminuisce comunque l'utilizzo delle auto tradizionali. Il settimo rapporto sulla mobilità urbana realizzato da Astra e Isfort conferma che gli italiani continuano ad essere degli autodipendenti. L'uso della macchina nel 2009 è cresciuto del 4,1%, mentre gli spostamenti sulle due ruote sono diminuiti del 3,1%. La crisi ha messo il freno agli spostamenti degli italiani, meno 2,1% nel 2009, ma non li ha convinti a risparmiare scegliendo mezzi pubblici. E se sono sostenibili le auto, lo stanno diventando anche gli aerei. Può un aereo a energia solare volare anche di notte? Forse sì. Secondo i test nei giorni scorsi di Solar Impulse, il veicolo che è atterrato con successo dopo 26 ore di volo, apertura alare di quasi 74 metri e assistenza all'atterraggio. Non sarà un vero jet, ma così sembra esserci ancora più sole nel cielo, anche di notte. E ora chiudiamo con il Conai Informa, dandovi appuntamento alla prossima settimana. Anche il cinema è green. Il nome del Recycling for Love, CIAL, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi, per il 10° anno consecutivo è partner ufficiale del Giffoni Film Festival che si è tenuto in questi giorni. La partecipazione del CIAL al festival si esprime in diverse iniziative e occasioni di incontro, tutte dedicate alla tutela dell'ambiente e in particolar modo al riciclo dell'alluminio.